Quello che ho appena suonato è un estratto dalla terza suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach nella mia versione per clavicembalo. Questo progetto discografico comprende infatti le prime tre suite di Johann Sebastian Bach per violoncello nella mia personale trascrizione per clavicembalo. La trascrizione fa parte, anzi, faceva parte del fare musica del periodo. Bach stesso ha trascritto tantissima sua musica e tantissima musica di altri compositori per differenti organici. La mia idea di trascrivere queste prime tre suite per violoncello è partita quando mi sono confrontato con il lavoro mastodontico che ha fatto Gustav Leonhard. Lui ha trascritto tutte le sei sonate e partite per violino solo e le ultime tre suite per violoncello. Per concludere in qualche modo questo ciclo, mi sono lanciato in questa impresa. Devo dire che ho trovato il lavoro molto stimolante e proficuo, perché oltre al suonare brani di repertorio, questo genere di attività, che è a metà tra appunto quella che può essere l'attività di un clavicembalista e quella di un compositore, permette di mettere le mani in pasta, per usare forse un gergo che esce dalla semantica musicale. La sensazione per me è stata quella di trovarmi in una sorta di laboratorio insieme a Johann Sebastian Bach e lavorare assieme a questo lavoro. Quello che ho cercato di fare, infatti, è mantenermi fedele e coerente con l'estetica musicale del tempo, ovviamente, ma anche e soprattutto con l'estetica e la prassi della musica, delle composizioni per tastiera di Johann Sebastian Bach. Abbiamo anche delle testimonianze storiche che parlano proprio di questi brani, o meglio delle sei sonate e partite per violino solo. E una testimonianza interessante è quella di un allievo di Bach, che è Johann Friedrich Agricola, scusate per la mia pronuncia tedesca. Lui ci assicura che il compositore si sedeva spesso al clavicordo e le suonava, aggiungendo quanta più armonia ritenesse necessaria. Questo progetto discografico uscirà con l'etichetta discografica Velut Luna nei prossimi mesi e vi ringrazio per la vostra attenzione. Questo strumento è la copia di un clavicembalo che si trova al castello di Charlottenburg, nei dintorni di Berlino, ed è stato costruito nei primi anni del Settecento dal cembalaro Michael Mitke. Mitke era il cembalaro di corte del Mangravio di Brandeburgo. Era nato nel 1665 ed è morto nel 1729. Questo è il motivo per cui il maestro Carpanese ha scelto di usare un modello di questo genere, perché si sa che Bach aveva suonato in uno di questi cembali nel 1719, quando è andato a Berlino per presentare i concerti brandeburghesi. Inoltre, Bach in quell'occasione aveva anche acquistato, per conto della corte di Köthen, dove lavorava, un cembalo di questo genere qua, sempre di questo cembalaro tedesco. Questo tipo di strumento, costruito da Mitke e praticamente anche da altri costruttori tedeschi, aveva la caratteristica di essere una sintesi tra il cembalo italiano e il cembalo francese. Dell'italiano prende la costruzione della cassa, praticamente su un fondo in abete vengono incollate le fasce e inoltre anche la tastiera. È il tipo di bilanciamento che rende il tocco rapido e molto pronto. Mentre dal cembalo francese prende la tavola armonica e tutti i suoi accessori. Per quanto riguarda la decorazione dello strumento, è decorato a maniera delle cineserie, cioè un gusto che all'epoca si aveva per l'esotico e soprattutto per l'Oriente. Ecco dunque questa scelta di questo colore un po' per noi bizzarro. E dopo tanta bellezza, tocca all'umile tecnico dare qualche informazione di quanto è avvenuto dal punto di vista elettronico di questa registrazione.
un punto di vista elettronico particolarmente interessante perché ho utilizzato un sistema di ripresa ad altissima risoluzione a 176.4 kHz come frequenza di campionamento e 32 bit, ma ovviamente questo vorrebbe dire nulla in assenza della parte analogica che, come ben sapete, io ritengo sia la parte più importante per quanto riguarda evidentemente la captazione del suono. Da questo punto di vista ho usato una tecnica puristica che prevede due coppie microfoniche, due omnidirezionali Shapes MK2S linear e due cardioidi sempre Shapes MK4. Questi sostanzialmente vanno a comporre una sorta di unica ripresa bimicrofonica, infatti i microfoni sono coincidenti, allineati in fase meccanicamente quindi, e di fatto vanno a compiere due azioni che con un corretto bilanciamento in sede di missaggio riescono a dare la perfetta ricostruzione prospettica dello strumento, e questa è la parte imputata agli MK4, e la pienezza della timbrica e della sonorità ambientale, e questa è la parte imputata evidentemente agli MK2S. Infine, partner sempiterni degli Shapes, due preamplificatori microfonici Millennia Media HV3B, ovvero il re dei preamplificatori microfonici. Suonerà bene il disco? Io immagino di sì. A voi la parola fra qualche mese, quando spero lo comprerete in grande abbondanza. E come uso dire? That's all, folks.